Ma il consorzio di bonifica ci ha chiesto di pubblicare il piano comprensoriale. Sostanzialmente, questo è un atto propedeutico che poi gli consente di emettere dei ruoli che non gli competono, perché comunque il consorzio di bonifica non è un Chissà ente come si chiama, impositore, sì. quindi non potrebbe emettere dei ruoli. E quello che fa lo fa in abuso. Sostanzialmente i consorzi di bonifica dovrebbero occuparsi di opere di miglioramento fondiario, di sistemazione delle aree rurali, sistemazione delle strade interpoderali, reggimentazione delle acque, diciamo tutte queste opere a beneficio dei fondi agricoli. In realtà di tutte queste opere il consorzio di bonifica non ne fa mai. Perché dicono che non hanno personale, che hanno difficoltà ad avere i mezzi tecnici per intervenire e via discorrendo. Pertanto questi consorzi di bonifica emettono solo delle cartelle esattoriali con cui rubano i soldi ai poveri agricoltori. La nostra battaglia continua nel tempo proprio in difesa degli agricoltori stessi, perché non ricevono le opere. Non ricevono nessun beneficio e sono ogni anno costretti a pagare questi ruoli, queste cartelle, che sono una vergogna sostanzialmente, perché se io non ricevo un beneficio, se io non ricevo un'opera che sia diretta, precisa e puntuale della mia proprietà terriera, io non devo pagare nessuno, perché se io pago qualcuno senza ricevere un beneficio, significa che questo qualcuno mi sta rubando i soldi. E i consorzi negli anni hanno sempre rubato i soldi agli ignari agricoltori. Ora che mi fanno pubblicare questa cartella qua che dice pubblicate il piano comprensoriale, che gli dà poi la possibilità di procedere con le loro carte, è un atto indecoroso che mandano ai comuni. Io invito tutti i sindaci del comprensorio del consorzio Tirreno-Reggino versante meridionale di opporsi a questa pubblicazione, Chissà come si chiama, di fare dimmi. Sì. opposizione, di dire che comunque fino a quando loro non faranno le opere per cui sono comandati, che non devono chiedere nessun contributo agli agricoltori, perché il contributo lo possono chiedere solo se effettuano delle opere dirette, precise e puntuali a favore delle proprietà terriere. Fino a quando non faranno questo, non hanno nessun titolo a chiedere il contributo agli agricoltori. Pertanto io torno sempre sull'argomento, faccio sempre opposizione, proprio perché ritengo queste vessazioni che i consorzi fanno nei confronti degli agricoltori un'ingiustizia. E questa ingiustizia continua nel tempo. La politica non fa nulla per arginare queste angherie che i consorzi portano avanti nel tempo e pertanto io mi sento in dovere di continuare questa battaglia perché ci tengo a dare un'assistenza, un aiuto agli agricoltori e all'agricoltura, anche perché vedo ingiusto questa attività che i consorzi nel tempo stanno perpetrando proprio in danno degli agricoltori stessi. È Ecco, questi consorsi chi diciamo un chi ente li controlla, ecco. subregionale, Chissà come dove si chiama, la dimmi. regione li dovrebbe Quindi la regione controllare. non controlla. La regione non controlla, anzi, questi si fanno forti di un piano di classifica che è stato approvato al Consiglio regionale nel 2017, che era stato a sua volta approvato dalla Giunta regionale nel 2015 e che si riferisce a un piano di classifica del 2014, quindi praticamente un piano che hanno fatto nel 2014, la regione gliel'ha approvato nel 2017 e in forza di quella delibera della regione Calabria, questi hanno emesso tutta una serie di ruoli, di cartelle e hanno rubato i soldi agli agricoltori. Ora è chiaro che la regione dovrebbe controllare di più le attività dei consorzi. Io ritengo che siano enti inutili e dovrebbero essere assorbiti probabilmente da qualche altro ente che non debbano continuare a pesare sulle tasche dei poveri agricoltori. Però
perché questi si pagano gli stipendi, si pagano le indennità, si prendono i compensi, si pagano le consulenze, cioè si pagano tutte queste cose solo con le cartelle che pagano gli agricoltori, ma in realtà gli agricoltori dovrebbero pagare per un beneficio ricevuto, cioè per un'opera di miglioramento fondiario, non per pagare gli stipendi a chi sta dietro alla scrivania. Sostanzialmente succede questo, gli agricoltori pagano gli stipendi a chi si gira i pollici dietro la scrivania. In realtà i consorzi dovrebbero andare sul campo a lavorare, a pulire le strade interpoderali, a fare la rigeventazione delle acque, a innalzare dei muri a secco, a sistemare le aree fluviali, cioè a fare tutte quelle opere a beneficio dell'agricoltura. In realtà di tutto questo non hanno mai fatto nulla.